Ah, viva il cinema, viva l'arte, la cultura, è finita un'epoca. Rimini sta riconvertendo una direzione di marcia, pensando alla Rimini turistica aveva bisogno di una riqualificazione dell'offerta turistica mettendoci dentro arte e cultura, ma pensando anche allo sviluppo e all'economia per i riminesi abbiamo bisogno di uscire dall'uso e consumo del territorio, dal cemento e costruire dei veri e propri motori culturali. Fabbrica Arte Rimini, il Palazzo del Podestà che è diventato una galleria d'arte moderna e contemporanea. Il cantiere del Teatro Galli, nel giro di 3 anni avremo il Teatro Galli, nel frattempo lavora già al cantiere, il teatro instabile. Poi oggi il grande complesso, il Cinema Fulgor, con un diritto che la città deve poter far praticare a chi viene, il diritto di chi viene a Rimini di poter toccare il Fulgor, le suggestioni del cinema, Fellini. Noi abbiamo un dovere come città di far esercitare questo diritto. Chiunque viene, come chi va a Barcellona, tocca, respira Gaudì. Chiunque viene a Rimini deve toccare, poter godere del sogno, della potenza di Federico Fellini. Un investimento importante, 8 milioni e 4, verranno realizzate delle sale cinematografiche, sale per cinema d'essai, il museo curato da Dante Ferretti, il grande scenografo, un museo che riprodurrà virtualmente, producendo delle immagini, dei sogni di Federico, abbinando appunto i sogni di Federico gli abiti di scena, quindi finalmente nel cuore della città un grande motore culturale nel segno dell'arte, della cultura, del cinema di Federico Fellini. Cosa potrà esserci tra 20 anni? Tra 3 anni lo rivedremo, ma forse tra 20 anni? Ma se andiamo avanti di spending review ci dovremmo chiedere cosa ci aspetteremo tra una settimana. Tenacemente Rimini ce la farà, tra 20 anni sarà una città rigenerata. Noi siamo usciti da 396 bombardamenti nel 1944, oggi non piovono le bombe dal cielo, ma piove le bombe di una crisi economica. Come all'epoca ci siamo risollevati, abbiamo cambiato direzione di marcia, oggi Rimini connetterà la città balneare, quella sotto la ferrovia, con il cuore del Tempio Malatestiano, con l'Arco d'Augusto, col Ponte di Tiberio, con la cultura oggi dei grandi motori offerti dal Teatro Galli, dal Fulgor di Fellini. Questa è la città che vorremmo consegnare anche chi verrà dopo di noi tra 20 anni. Grazie, grazie. Grazie mille.